Un'attesa durata 49 anni. Dopo quasi mezzo secolo alla spalle, tornata in Serie A Team, vincendo il campionato di Serie B e facendo impazzire di gioia Ferrara. Merito della squadra allenata da Leonardo Semplici, che contro ogni pronostico, da neopromossa, ha centrato al primo colpo la Serie A Team. Ma sai, i momenti delle vittorie, secondo me, in particolare questa, ci renderemo conto magari più avanti. C'è stato un insieme di emozioni che sicuramente alla fine hanno fatto esplodere un po' quella era la nostra gioia e la nostra voglia di festeggiare, perché insomma abbiamo fatto un percorso direi eccezionale e ce lo meritavamo di arrivare in fondo a questo traguardo. Giocare nella SPAL è una cosa importante, perché comunque è una storia alle spalle molto, molto grande e tutti la conoscono. Finalmente dopo 49 anni è tornata dove merita di stare. Io a Ferrara è bellissima, una città tranquilla, si vive bene, i tifosi sono tanti, sono sempre attaccati nel bene e nel male, quindi è una città in cui tutti vorrebbero vivere. Programmazione e duro lavoro, questo è il segreto della società ferrarese. All'inizio nessuno si aspettava una SPAL così forte. Io penso che quest'anno eravamo un gruppo di 24-25 giocatori allo stesso livello, perché comunque quando mancava uno, giocava l'altro, la differenza non si notava. Quindi secondo me questa è stata la vera forza della SPAL, il gruppo. Ma io credo bisognerà continuare su questa falsa riga, cioè cercare quei giocatori che rispecchiano un po' la nostra identità e il nostro modo di operare. Sicuramente bisognerà crescere sotto l'aspetto delle qualità tecniche, ma non solo. Molti di noi non hanno fatto la categoria, questo può essere da una parte positivo, un'altra magari negativo, quindi bisognerà fare un mix di giocatori che ci possa permettere anche di ottenere magari una bella salvezza in Serie A. Ferrara, cittadina romagnola in riva al Po, in realtà ultimamente è abituata bene, visto che ha festeggiato la seconda promozione consecutiva. Anche se 2 anni e mezzo fa, Semplici ha trovato una situazione molto particolare al suo arrivo. Quando al mio arrivo c'era tanta negatività, delusione per i tanti fallimenti, retrocessioni, quindi abbiamo assieme alla società ricostruito un po' questo rapporto che c'era in precedenza negli anni 60, dove ha una storia sicuramente di grande lustro, la SPAL. Però bisognava riproporsi in maniera positiva, cioè dimostrando sul campo grande attaccamento a questi colori, grande voglia, grande professionalità e soprattutto grande rispetto. E questo ha fatto sì che il pubblico si legasse a questi ragazzi, a questa squadra, insieme siamo cresciuti e abbiamo veramente raggiunto un obiettivo, insomma, inizialmente da sogno e diciamo qualche volta i sogni si realizzano e questo credo sia per la città che per i nostri tifosi e per noi stessi un sogno raggiunto. Anche se 2 anni e mezzo fa Semplici ha trovato una situazione particolare. Abbiamo visto negli ultimi anni tutte le neopromosse poi in poche sono rimaste nella massima categoria, quindi bisognerà prendere anche esempio da queste situazioni per cercare di provare a sbagliare meno. Non sarà facile, sicuramente ci troveremo a competere con squadre con budget e storia differente alla SPAL, però noi siamo convinti che con la nostra serietà, con la nostra passione, soprattutto le nostre idee di poter provare a rimanerci. Il prossimo step sarà confermarsi in Serie A, perché comunque confermarsi in Serie A sarebbe veramente tanta roba, come si dice, perché in Serie A si va contro dei campioni veri, squadre veramente forti che fanno la Champions League, l'Europa League, quindi sarà un contesto totalmente diverso dalla Serie B, però speriamo di riuscire a prepararci nel miglior dei modi. Un sogno che la SPAL dovrà provare a mantenere vivo anche il prossimo anno.